Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti finalmente in questo nuovo video per quanto riguarda un aggiornamento su Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Vi dico già da subito che non ci sono date di rilascio del gioco, ma Akihiro Ino ha comunque dato qualche informazione aggiuntiva e anche qualche video di gameplay e delle tecniche che verranno utilizzate nella serie, appunto nel nuovo videogioco. La traduzione che state vedendo qui è ovviamente fatta male, è da Google Translate, quindi non è che possiamo aspettarci molto. Ha detto che verranno rilasciati altri aggiornamenti ad anno nuovo, ovviamente, siamo praticamente a fine dicembre, a febbraio. Quindi entro un paio di mesi avremo nuove informazioni e per dire che rilascerà appunto queste informazioni a febbraio, molto probabilmente sono in una fase già avanzata dello sviluppo. Inoltre, il sistema di gioco sembra essere praticamente completato, ci andiamo subitissimo a vedere il video. Non lo vedrò tutto perché comunque sia è un video abbastanza lungo e pregno di roba, quindi salterò sicuramente qualcosina, ma vi lascerò ovviamente il link in descrizione. Inoltre abbiamo un personaggio nuovo. Personaggio nuovo insieme a un Mei. Non mi sembra che ci sia il suo nome e lo vedremo sicuramente poi nel gioco. Eccoci qua, andiamoci a vedere il video. Mentre abbasso un pochino l'audio, tanto poi lo trovate comunque in descrizione. Qui parla del fatto che ha implementato il tocco del dito o comunque sia del pennino per il touch per lo schermo touch di Nintendo Switch e questo mi fa dubitare che questa cosa, insomma, possa essere replicata anche su PS4, quindi probabilmente rallenteranno un po' lo sviluppo o lo ritarderanno per suddetta console, mentre qua per Switch già è implementato e va alla grande. Possiamo giocare con lo schermo che si muove da destra a sinistra o dal basso verso l'alto e viceversa, come succedeva appunto per 3DS e su Inazuma Eleven Strikers. Invece qui abbiamo il gioco sempre touch, però con Switch in verticale, quindi se avete un supporto che ve la può mettere in verticale, secondo me questa è la maniera migliore di giocarla in modalità portatile. Poi qui abbiamo la modalità 3A che puoi cambiare direttamente tra verticale e orizzontale durante il gioco. Se è veramente il passaggio è fluido, come ci ha fatto vedere, tantissima roba. Qui sta giocando ovviamente con il controller in modalità docked, quindi il gioco è lento come quello per il 3DS e non i giocatori non hanno gli spasmi come accadeva su Strikers, quindi per me va benissimo così. Strikers era troppo veloce e raffazzonato in alcuni punti. Invece qui abbiamo la stessa modalità del 3DS, quindi per me è un sì pieno. Qui invece fa semplicemente una rovesciata ed è gol senza che usi tecniche o quant'altro. Però vediamole queste tecniche. Questa è una cosa molto interessante perché mentre stai giocando metti in pausa il gioco, come potevi fare per 3DS, e assegnare movimenti da fare ai giocatori. E questa cosa sembra si possa fare sempre in modalità con il controller e non per forza con le dita. Aspetta, ma ho visto bene i valori? A 687 e Endone a 808 di GP. Ma che cavolo, ma sono fatti apposta per la dimostrazione, spero. Perché se veramente, a parte che stiamo a 13 secondi di partita, se veramente abbiamo tutti quanti questi punti da sfruttare, o le partite saranno più lunghe, o è solo per la dimostrazione di questo video. Oh mio Dio, il tempo scorre come nella vita vera? Ah, ma tu puoi selezionarlo, puoi fare come in FIFA, che mettivi i minuti veri. Dai, sì, per forza, perché se no 30 minuti di partita se ne passa così la giornata, porca miseria. Qua vediamo anche le tecniche nuove, tutti quanti con la maglia dell'Orion. Quindi, insomma, Orion al 100% nel gioco. E questo è lo shot finale. Ora io copro un paio di personaggi. No, non copro niente perché copro solo un personaggio minore. Quindi niente di che alla fin fine. E niente, questo è il gioco. Per il momento, dato che come dicevo prima, la modalità di gioco è a quanto pare completata, lo dice anche nel post, la modalità di gioco è completa. Ci siamo. Manca solo da rivedere la storia, qualche passaggio, della storia e ci siamo. A febbraio avremo, secondo me, mi sento di dirlo, a febbraio avremo una data di rilascio del titolo.
ci siamo, dai. Perché a febbraio rilasceranno una panoramica della nuova storia, sistemi di gioco diversi delle partite, ah, quindi tipo gli allenamenti magari, dei personaggi che appaiono, delle animazioni e altro ancora. Sta cosa delle animazioni è divertentissima perché si lamentava Ino che non riuscivano a decidere come far sedere Nosaka. Perché quando lui siede, Nosaka siede con le gambe sulle gradinate e quindi aveva le gambe piegate. E dovevano inquadrarlo dal basso perché sennò sembrava che le gambe fossero spezzate con un'inquadratura normale come nell'anime. Bellissimo, fantastico. Comunque niente, qui vediamo solo appunto, solo la cosa più importante di Nazome Eleven è il sistema di gioco delle partite. Vediamo appunto quello che dobbiamo vedere, le partite. Sono soddisfatto? Io secondo me credo che me lo scoppierò in portatile, nonostante poi per i video e per le live userò sicuramente per forza, a meno che non trovo un accrocchio particolare, userò la modalità docked. Comunque sia, questo è quanto per le nuove informazioni di Nazome Eleven. Guarda che belli, guarda che bellino, che mi pare un po' Diegub, eh. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.